Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele e vi parlo di dropshipping, e-commerce e finanza personale. Se non mi conosci la prima volta, benvenuto. Se mi conosci avrai notato che è un paio di settimane che non pubblico video, ma sono stato molto occupato con dei traslochi. Infatti come vedi sono in una nuova postazione che diverrà la postazione ufficiale per i miei video da oggi in poi. Ma al di là di questo, oggi voglio parlarti di un elemento molto importante ed è l'errore numero uno che fanno quasi tutti i nuovi dropshipper o le nuove persone nell'e-commerce. Quando inizi a fare dropshipping o comunque a vendere online, sei super eccitato e cominci a dare il meglio di te, a trattare ogni cliente, perché pochi clienti, come se fosse unico, e questo va bene. Il problema è che quando poi si comincia a scalare, si comincia a vendere di più, si perde il senso del customer care, si perde il senso di connessione con il cliente, perché ovviamente cominciano ad arrivare tante richieste, cominciano ad arrivare tanti ticket, tante mail, e noi ci dimentichiamo che quelle sono persone, sono dei clienti, e li iniziamo a vedere semplicemente come un numero, come un numero nell'email o come un numero nella piattaforma. Ma non ci dobbiamo dimenticare che dietro quel numero c'è una persona vera. Perché oggi faccio questo discorso? Perché vedo che la maggior parte dei problemi che hanno tutte le persone, sia nuove, sia più esperienti nell'e-commerce o nella vendita online, è tutto correlato al customer care, è tutto correlato a un pessimo servizio al cliente. Ad esempio, se fai un pessimo servizio al cliente, questo si tramuta in tante contestazioni con i processori di pagamento. Per esempio con PayPal cominciano ad averti controversie, con Stripe cominciano ad averti chargeback. Tutto questo, o quando se vendi su eBay, su Amazon, cominciano ad averti casi con eBay, pratiche di reso, pratiche di oggetto non ricevuto, oggetto non corrispondente. Ovviamente questo va ad ammazzare le tue metriche. Il problema dove tutti sbagliano è che il 70% dei ticket, il 70% delle casistiche che ti aprono può essere risolto con un ottimo customer care. Cosa intendo? Intendo ovviamente se ti mandano email, se ti mandano messaggi, non rispondere in modo scappato o in modo menefreghista, perché credimi che si capisce quando tu scrivi un'email. Si capisce se è fatta con l'intenzione di aiutare il cliente o semplicemente per toglierlo dalle scatole. Questo le persone lo capiscono. E ovviamente ci sono di conseguenza, per esempio su eBay ti possono lasciare feedback negativi o peggio aprire dei casi, perché ogni caso che ti aprono su eBay, su PayPal, su Stripe o su Amazon, non importanza dove, va a influire sulle tue metriche, perché devi sapere che ogni e-commerce ha delle metriche interne o esterne. Nel caso di Shopify, per esempio, non ci sono metriche interne, non metriche esterne intendo, nessuno ti può lasciare feedback negativi, nessuno ti può danneggiare direttamente lo store, ma ti può danneggiare il processo di pagamento. Se offri un pessimo servizio al cliente, oltre a essere ovviamente poco professionale, ma il cliente inizierà a parlare male del tuo sito, a dirti contestazioni con Stripe, e stai magari ti bloccano i processi di pagamento, perché puoi avere il sito Shopify più bello del mondo, ma se non hai un processo di pagamento, che questo è il problema più comune che io vedo, non vai lontano, perché il processo di pagamento ti serve ovviamente per ricevere il pagamento. E ovviamente questo si può anche notare con un pessimo passaparola o comunque con commenti negativi sotto le alze, ti ammazza il SEO. Ci sono un sacco di svolti negativi. Ho voluto fare questo video per mettere in punto un attimo questa situazione, perché davvero è l'errore più comune e anche più stupido che io vedo, perché è una cosa ovvia. Pensa solo ad Amazon. Amazon è diventato il colosso che è solo per il servizio al cliente. Le persone comprano da Amazon perché si fidano di Amazon. E non ha importanza se sei grande o piccolo, dovresti cercare di emulare questo servizio al cliente nel meglio possibile. E ora ti darò anche qualche consiglio su come affrontarlo. Ad esempio, se una persona ha un problema con un oggetto, se una persona ha una lamentela, semplicemente offri un reso gratuito
offri un rimborso parziale. Molte persone sembrano avere paura di perdere soldi perché ovviamente ogni rimborso parziale o ogni reso che si fa costa del denaro. Ma fatti dire una cosa, non puoi fare attività, non puoi lanciare nessun tipo di business se non metti in conto della perdita, della dispersione di denaro. Ogni business sano ha una dispersione di denaro naturale, che può essere per rimborsi, per perdite, per oggetti rubati e qualsiasi cosa. Mediamente l'1% delle entrate lorde va in dispersione, quindi se incassi 100.000, 1.000 potrebbe andare in dispersione. Ovviamente si cerca di ridurre questa dispersione, l'ideale sarebbe intorno allo 0,4-0,5, però non puoi eliminarla perché è ovvio, fa parte del business, devi metterla in conto. Ad esempio Amazon, tutti i pacchi danneggiati da corriere, ma sono tutti messi in conto, ok? Quindi devi cercare di costruire un business model che ti permette di sostenere queste perdite. Perché? Che se un cliente si lamenta e tu gli offri magari un rimborso parziale o un reso gratuito, quel cliente diventa insoddisfatto a soddisfatto, comincia a fidarsi di te e magari acquista nuovamente da te. In caso contrario invece ti farebbe semplicemente una cattiva pubblicità. Quindi devi sempre cercare di tenere soddisfatto il cliente, sia che guadagni sia che non guadagni, anche se vai in perdita. Questo fa parte del business. Se vuoi fare il commercio, ma sotto qualsiasi punto, sotto qualsiasi aspetto, sia online che offline, devi mettere in conto delle dispersioni. Un'altra cosa, i tempi di risposta. Se io compro da un sito o comunque compro un servizio e ho bisogno di aiuto, non voglio aspettare un giorno, due giorni, 12 ore, 14 ore, io voglio la risposta immediata. Se puoi fare un servizio di live chat, in caso di Shopify, perché ad esempio se vendi su eBay non puoi offrirlo, ma hai la messaggistica soltanto, cerca di rispondere in tempi adeguati. In tempi adeguati cosa significa? Per me, per come gestisco io i negozi, un tempo adeguato è massimo 6 ore. Cioè io cerco a qualsiasi cliente, in qualsiasi negozio, di far avere una risposta in 6 ore. Magari tu non vuoi attenerti a questa regola, però il tempo ottimale dovrebbe essere 12 ore, cioè in giornata. Quindi se ti mandano un messaggio la sera, la mattina dovrebbe avere la risposta. Se ti mandano un messaggio la mattina, entro la sera dovrebbe avere una risposta. Questo è il tempo, secondo me, ottimale. Un tempo più lungo comincia a infastidire i clienti. E ricordati che un cliente infastidito ti lascia recensioni negative e ti lascia un passaparola negativo. Quindi, ricapitolando, cerca sempre di offrire un servizio cliente al top. Questo è davvero molto molto importante. Problemi con i processi di pagamento, i problemi con le piattaforme, le poche vendite sono tutte in qualche modo correlate al servizio cliente. Quando inizi a offrire un buon servizio al cliente, vedrai comunque le tue metriche salire, le tue vendite salire, le tue conversioni salire. È una cosa importantissima ed è lo sbaglio numero uno che si fa. Ricorda che dietro non ci sono numeri, ma persone con sentimenti e persone con desideri e aspettative. Ed è tuo dovere essere all'altezza di queste aspettative. Ragazzi, spero che i miei suggerimenti oggi e le mie opinioni sul servizio clienti abbiano magari chiarito qualche idea. Ricordati di iscriverti al canale. Da oggi tornerò a pubblicare più regolarmente. Ti ringrazio come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!